Salve. Per il nostro tè oggi leggeremo un qualcosa di strano che ha bisogno di una premessa. Nel 1794, Xavier de Maistre, luogotenente dell'esercito sabaudo, partecipa ad un duello di carattere privato ed essendo questa cosa vietata per le persone del suo rango, viene condannato a 42 giorni di prigionia da trascorrere rigorosamente nel suo appartamento. Unica concessione sono la compagnia della sua cagnetta Rosina e del suo domestico Giovannetti. Convinto che la prigionia del corpo non debba necessariamente tradursi in prigionia dell'anima, De Maistre per ciascuna giornata scrive una sorta di diario che gli viene ispirato dall'osservazione degli oggetti presenti nella sua stanza. Alla fine della pena, le 42 pagine di diario diventano un libro dal titolo Viaggio intorno alla mia camera, di cui oggi leggeremo un estratto del capitolo 14. Dissi che io amo singolarmente meditare nel dolce calor del mio letto, e che i suoi colori aggradevoli contribuiscono non poco al piacer che vi provo. E onde procurarmi questo piacere, il mio domestico ha ordine di entrare nella mia camera mezz'ora innanzi a quella che ho risoluto di levarmi. Io lo sento camminare leggermente, sconciare o acconciare le cose con discrezione. E questo poco di strepito fa che io mi accorga di sonnecchiare, voluttà delicata che molti non conoscono, essere svegliati abbastanza per comprendere di non esserlo del tutto e per calcolare confusamente che l'ora degli affari e delle noie è ancora nell'oriolo a polvere che sta in mano del tempo. Insensibilmente il mio uomo diviene più romoroso, tanto è difficile contenersi. D'altronde, ei sa che l'ora fatale si avvicina. Ei guarda il mio orioletto e ne scuote i ciondoli per avvertirmi. Io intanto fo orecchie di sordo e a prolungarmi i deliziosi momenti impiego quante astuzie posso con quel povero diavolo. Ho sempre 100 ordini preliminari a dargli a fine di guadagnar tempo. Egli sa benissimo che questi ordini, pronunziati spesso con molto malumore, non sono che pretesti per rimanere in letto senza mostrare di bramarlo, ma non dà il minimo segno di avvedersene. Ed io gliene sono veramente grato. Xavier de Maistre, Viaggio intorno alla mia camera. Ciao, alla prossima.